Distrutta la vetrata della pensilina alla fermata del bus. È successo qualche giorno fa a Lucrezia, lungo la Flaminia, poco prima di entrare in paese. In azione forse i soliti balordi, che stavolta si sono accaniti sulla pensilina usando probabilmente una spranga che ha mandato in frantumi la parete in vetro. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Renzi. Le indagini attualmente sono in una fase che abbiamo sentito qualche testimone e stiamo cercando dei riscontri con l'impianto di videosorveglianza che abbiamo nel comune. Purtroppo nessuna telecamera punta direttamente lì sulla zona, però stiamo cercando di ricostruire l'accaduto tramite la visione delle telecamere che abbiamo nei pressi lì dell'area, insomma. Approfitto anche dell'occasione per segnalare se qualcuno abbia visto o sentito qualcosa, ci può contattare e cerchiamo un attimo di monitorare anche con le telecamere per ricostruire l'accaduto. Avete installato anche un monitor generale che sorveglia tutta la zona, vedo. Abbiamo implementato questo impianto di videosorveglianza che abbiamo in tutto il comune, che contano 22 telecamere, di cui 3 che hanno il principio di lettura targhe, e quindi riusciamo a monitorare diversi varchi di accesso in tutto il centro abitato di Lucrezia.